Buongiorno. Buongiorno ragazzi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi che giorno è oggi? Mercoledì 24 luglio 2013. Siamo qui riuniti dove? Al bar Fontana che c'è ospita. Questo scorcio del centro storico Civita Vecchiese. Pubblicità un po' occulta. Presentiamo la rassegna stampa Politicamente Scorretti. Scorrettissimo. Sì. Ci siamo inventati sta cosa ieri sera parlandone tra amici. E stamattina abbiamo portato subito in atto. Vai, iniziamo dal Messaggero. Sì, stamattina però vi potete accontentare solo dei due giornali, eh? Sì, c'avevamo Messaggero, ci scusiamo per le testate. E Messaggero, eccolo qua. Purtroppo i fondi della regione sono stati pochi. Non abbiamo potuto comprare gli erano 2,70 euro IVA inclusa i fondi, quindi. Prima notizia? Prima notizia dice che Via Etruria chiude il sabato. Chiude. L'ambulatorio chiude. Bene. Molto importante questa notizia. Sempre in spending review. Come al solito. È una spending review totale. Quindi diminuiranno l'appuntamento dal nefrologo e non ci quindi saranno ragazzi, problemi. Se dovete andare dal nefrologo andate a Tarquinia. E non ci andate perché soprattutto. Perché a Tarquinia c'è il nefrologo. Ci sarà qualche nefrologo. Lo trovano. Sicuramente a Civitavecchia non ci però stanno più soldi per la sanità. Però, però fa dai, dall'altro lato però un applauso allo screening a colon. Per 23.000 persone. Questo cioè, è importante. Cioè, questo è importante. Però non è una bella cosa, però va fatta. No, vabbè. La coloscopia, magari a qualcuno gli piace. È cioè, carina, è carina. Ti piace a te? Cioè, io conosco chi gli piace la coloscopia. È carina, è carina. C'era la professoressa Mirella che diceva che a 50 anni una coloscopia è un regalo sempre è regalo. Vabbè, allora. Faremo come regalo è di secondo Natale. Tu coloscopia. Allora il primo che passa una bella coloscopia in omaggio, gratuita e via. Rispondete. Facciamo una cosa sì da due shot. Novità di politica. Sì, dice insomma che Silvia Brusciotti c'è sto Toto nome. Hanno fatto fuori la Galletta. Galletta go home, Brusciotti go in. Go in. Vabbè. C'è stato insomma c'è si è cipicchiato con Tidei, ha fatto cambio. Ha fatto cambio, change. Con Silvia Brusciotti, questa comunque dice che è un Toto nomi. Però curriculum, leggendo comunque sia un po' grillina, diciamo un po' la mossa grillina livello. Perché la lui sì non ha fatto politica, dice no. Messaggero dice Messaggero nome, gli diamo specifica che non ha fatto politica, però gli vogliamo dare fiducia e diamogli fiducia. Biologa bah, grosso vabbè curriculum, un grosso in bocca al lupo perché non possiamo accelera, fare dice accelera la Orte, dice che accelera la Civitavecchia Orte tipo la Salerno Reggio Calabria per la decima volta, dice che Maurizio Lupi farà un altro pezzo, faremo tipo fino a Capranica, poi fra 10 anni fino a il prossimo ministro. Prossimo ministro. Un altro pezzo tra 10 anni. Poi una birretta Lumiera, pubblicità. Una birretta Lumiera è importante, andate, ragazzi, pure se siamo oggi la seconda pagina. Una birretta è importante. Ah, ecco. I nostri amici. Ieri si è rotta un'altra volta la l'acqua, strano che d'estate non abbiamo l'acqua, la cosa più importante dell'estate non c'è. Però dai, va bene, che si fanno avanti. È stato previdente. Il vecchio Megozzino dice che è stato previdente, ha riparato subito. Ma secondo me va lì spacca il tubo perché dice ormai abbiamo comprati sti pezzi. Ma no, spacca può ripare. O fa apposta. È un cane che si morda la coda. No, non è vero, è stato, dai, è stato previdente. Dai, bravo Mirko, bravo Mirko. Un saluto. Vediamo un po'. Ah, aspetta, i Toffedani si lamentano perché Toffedani e Santa Maria Lesi li vogliamo bene. È un discorso che va molto HCS è pungente, riempie le pagine, prendete appunti. Guanti a punire tutti insieme perché il tribunale ha rifiutato il piano di rientro. Il piano di rientro, quindi 26 milioni. Come qui. No. 6 milioni. 26 milioni. No, aspetta, avevano dato come garanzia l'immobile, ma non, al tribunale non gli è piaciuto. Non gli è piaciuto e non ha Moscherini che dice il suo. Batti becchi vari. Batti becchi per loro, sì, il vecchio stati Luca Grossi su provincia di TV. È stato un vero e proprio sollevatore delle polemiche, Luca. Non si sollevano le polemiche. Sulla provincia ci stanno pagine e pagine spese. I sindacati iniziano a parlare. Il vecchio Cagliazza. Stanno si sono accorti che falliva. L'altro anno non falliva. Non se ne accorta. Ah, no. Dest Orioles l'hanno fatto fuori per tutto. Dest Orioles. Guasta all'Oriolo e Dest Orioles. Questa è una chiave Dest Orioles. Dest Orioles. Guasta all'Orioles. Sì, lui era il dirigente, no? Dirigente da HCS. L'hanno licenziato, ha fatto ricorso. Il ricorso è stato. È stata insomma respinta la discriminazione. La discriminazione di causa politica. Gli hanno detto battine a casa. Non sussiste. Che hai fatto male.
Poi, quindi... noi prima se stavamo, siamo venuti qua. Ah, in... a proposito, vedi, un'altra cosa, d'ambiente qua, tanto per parlare sempre qua, pulizia, ambiente. Vai, vai. Giovanni Marsili, osservatore, lo fanno la guida dell'osservatorio ambientale. Allora, se dovete andare insieme ai sindaci delle varie città. Questa non la sapevo, questa no, esatto, ma la so attraversata. Ma io vorrei sapere, ma questo è l'osservatorio ambientale, che fa? Allora, hanno bocciato... Osserva, ma immagino qui che guarda. Cioè, oggi sta oggi no, perché è azzurro. C'era il progetto di fare registro tumori, l'hanno bocciato. Ah, yeah. Boh, non lo so, poi ma lui è un dottore, dovrebbe fare malattie. Io ho chiesto dati sulle malattie polmonari, non ci stanno. Ah, yeah. Ma, vabbè, non so che farà questo, speriamo che guarda bene, osserva bene. Guarda il Ben, guarda il Ben, vecchio portiere ben. Del Parma, guarda il Ben. E quindi dai, passiamo alla provincia che è bello più... Ma si è più succoso, sì, più... tanto riprende diciamo il guasto che... alla condotta. Vabbè, è una cosa che fa sempre notizia. Fa notizia, fa brodo, senza fa brodo. Senza acqua incazzano subito. Sì. Ah. E poi che c'è? Ah, lì la questione dei talcementi. Ah, i talcementi, questa è una parentesi grossa, ma di quelle... Flaietto Maglianuccio dice che sarà, ha votato contro al piano presentato dal nostro primo cittadino. Lui aveva votato contro e adesso comunque dice, ascoltiamo, però, dice di ascoltare la gente. I discorsi sì. Però sono sempre quelli. Si porta via il vento. Ma i soldi? Si porta via il vento. I soldi? Chi ce l'ha? Qua c'è sta Caccesse che lascia a casa 400 lavoratori. Questi se fallisce. I talcementi lascia a casa il cemento. E questi ce lasciano lì sto bugigattolo. Però è bello, c'è chi piace. C'è comunque chi è romantico, che gli piace il passato. Io lavoravo lì. Mio nonno. Però capito? Un bacio dietro la ringhiera. Se teniamo steco mostro, che tanto veramente, ma allora, il comune non c'ha i soldi per riqualificarlo. A regione manco sa che esiste. Manco sa che c'è. Ah, però ritorniamo un attimo a regione. Ritorniamo a regione. Dietro, ritorniamo indietro. L'ASL Roma F chiude l'ambulatorio da una parte, però apre lo stesso da quella. Quello è, il quello potrebbe essere una grossa De Paolis, una grossa opportunità per Civitavecchia, sì. La radioterapia, radioterapia. Perché Civitavecchia non... Sì, dice la radioterapia. Ci manca reparto sì. Di oncologia serio, ci manca la radioterapia. Guarda, quello potrebbe essere comunque un rilancio anche per l'ospedale e per tutta la sanità. Sì, a livello e poi guarda, i fondi della regione dovrebbero arrivare, perché... così dice, dall'ASL di Roma. Sopra, intestata, guardate l'impaginazione, è tutto un dire. Marco, qua ci mettono, sopra ci mettono. Noi va, mettiamo al contrario. Vabbè. Sopra ci mettiamo l'ospice e sotto ci si mette la possibilità di bruciare rifiuti all'interno de. Da centrale, cioè, prima va ammalato e poi va andato a curare. E poi va andato a curare, tu fate tutto a casa. Questa è una grossa idea. Questa è una grossa idea. Già uno è carbone, tutto nell'arco della giornata. Malato, salvato, e sotto che c'è? E poi che c'è? Ah, la tia straordinaria che ve ridanno. Ve ridanno quando siete malati e poi vi mandano al mercato che sono 27 anni. A via Strumbu. A via Strambu, che non si sa se è via Strambu, ma è a casa sua. A casa sua, questa è violazione di privacy. Io te a Codacons, prima messo a sinistra. Hai aperto l'ufficio del Codacons? Sono io, e non ci ha detto niente. Sulla provincia c'è il trafiletto che per chiunque non voglia pagare la TIA. Anzi, se mangi direttamente la monnezza, addirittura quelle già riscosse ve le restituiscono proprio dove fa la. Qua la chiama, c'è il termine tecnico, come si chiama? No, dovete fare la maratona, poi dovete fare 7 capriole, triathlon e vi restituiscono. E va a ridare. Con tanto di 7 di pentole in omaggio. No, dai, c'è sta la cosa qua, come si chiama? Oh, dai, quella cosa legale, tutti insieme. Una cosa legale, no, no, la joint venture, quella si fa per i soldi. Come si fa? Oh. Guarda che c'è sta, C'è sta scritto qua, allora, per fare il Codacons... la class action. La class action, qua ormai siamo globalizzati. La class action. La classe d'azione. Tu che vuoi fare la class action... Sa dove? Al Codacons. Si rivolge al Codacons e ci pensano loro tu. Ah, poi il discorso... Ah, il mercato slitta, La novità dell'ultima? Bene. Mercato l'ultima slit. Notizia. Mercato slit. Voi sareste mai aspettati che il mercato slitta? Strano. Pensa che è successo una aspettato il mercato slitta. Sono 4 anni che dura. Ci stanno 4 cose in Italia. Buttavano giù. Per ponte suo stretto. A Civitavecchia, Orte e il mercato slitta. E due ce l'avevamo noi, Due ce l'avevamo. Quanto siamo forti. Poi il bike sharing. Noi siamo venuti in bicicletta. Il bike sharing. Che ancora funziona. Sta burocrazia che supera la praticità. Mancano le carte, praticamente che succede? Che le carte dovete inviare. Gli devi mandare i dati, devi far spedire, devi dare le... Tutto questo si è fatto inverno e le biciclette stanno andando più perché piove. Perché fa freddo e si arrugginisce. Che era una buona idea. Era bella. Però la burocrazia batte praticità 4-0. 4-0 a tutti. Poca rete carte bollate. L'ufficetto al comune? L'ufficetto al comune è pratico. Tessere sarebbe stato difficile.
Vai lì, io mi dai un attimo. Documenti. Buongiorno, vorrei assistere alla mia pedalata. Computer, tic, tua. Niente. Baci, no, abbracci, dovete, socializzazione, comunicazione. A Lupi che fa la Orte, che dice che fa vuole sborcare i soldi. Lo mettiamo a Maurizio. Cioè, dovete mandare pure a lui la richiesta per le biciclette, lui che trasporta infrastrutture. Se penserà lui. Nell'arco dei 15 giorni arriva la carta. Io penso che stronzo. Però Magliani che faccia, a bocca aperta. Abolire il banco. Ah, poi aspetta, sempre il problema abitativo. Siamo un sacco di case, ma la gente che tanto occupa il Ferrotel. Non so se qualcuno gli è capitato di passaggio ogni tanto. Il Ferrotel è comunque uno dei luoghi più, insieme a Salerno Reggio Calabria, è uno dei quelle cose famose. Ancora non fa parte del NESCU come la Salerno Reggio Calabria, però. Sì, c'è sempre comunque una situazione. E da una parte le casette di legno. Villaggio della Solidarietà, gli assalti poi. Stiamo messi bene come abitazioni. Sì, c'è stato comunque uno sbalzo. Livello enorme. Vabbè. Ma noi ci va bene anche questo, noi siamo andiamo avanti, sempre con positività. Però parliamo che senza sorriso non si fa niente. Civitavecchia diventa una metropoli, si ingrandisce, eppure a Civitavecchia spuntano i parcheggiatori abusivi. Assalto Costino. Finalmente. È stata denunciata. Finalmente. A Roma ce l'hanno. Assalto Costino di Torpellanci. A Napoli ce l'hanno. C'è stato che per l'altro neanche Civitavecchia, Santa Costino, però. È Tarquinia, però. Civitavecchia. Ma Santa Costino se abbiamo. Mare nostro. Sai, proviamo. Noi sentiamo fate cazzate a Tarquignesi. Se state in ascolto Tarquignesi. Poi andate a Lido. Nateli a Lido, lì a Tarquinia. Noi ci abbiamo Santa Costino. A noi ci piace. Perché noi qua a mare non sappiamo dove andare. Un parcheggio ce lo metteranno mai, vero? Perché poi questo è il parcheggiatore, no? Ma il parcheggio è Santa Costino. Dove sta? Non lo so. È casa, è rastrello. Rastrello. Che spiaggia il pezzo di spiaggia. Ma quanto io sono rimasto io o sono rimasto impantanato? Mica ti siamo impantanati, poi ci quando ti impantanate, basta che mettete qualche uno pesante davanti. Lo so, l'ho fatto, però un bucio di. Via. Nel tempo la tazza sta a rappresentare la colazione time. Per giretto e via. Allora dai, però chiudiamo un bellezza, dai. Un augurio. Dopo tante cose brutte, alle sirenette che diventano fatine. Fatine delle Winx, attenzione, a livello nazionale stiamo parlando. Sì, queste ragazze insomma sono le sirenette, sono quelle delle atlete della Luoto Sincronizzato della SNC, sono state scelte e selezionate per la presentazione dell'ultimo cartone delle Winx. Che dire, congratulazioni in bocca al lupo. Beh, certamente. Lo sport ci vecchia da almeno lo sport, tradisce. Sì, dai, speriamo anche soprattutto il calcio, abbiamo visto essere risolta la situazione, qua siamo tre calciatori. Tre ex, perché ormai non c'avevamo nessuno esseno dei tre, quindi speriamo anche che la situazione Civitavecchia calcio. Appassionati sicuramente di calcio. Che è bellissima, sta arrivando anche l'assessore alla cultura. Potremmo anche opportunarla. Vogliamo opportunarla. Ma che dici, l'opportuniamo? L'opportuniamo. È impegnata, la vediamo che c'è da fare. E si è fermata nel tavolo a chiacchierare. Buongiorno. Un saluto all'assessore, è delegato, abbiamo dato un assessorato, l'avevamo posata, senza portafoglio. Se forse smette di parlare, lo opportuniamo, se no le salutiamo prima e vi diamo un bacione grosso. Beh, inquadramola, ci chiederà il contratto. Dai, famoso niente, Hai visto? Bello, ecco da lì, la vecchia Tommasini. Vediamo un po' dai, vabbè. Pieni di VIP. Dai, chiacchiera, non la cosiamo, facciamo un saluto. Bacione ragazzi, e ricordatevi lo screening al colon, che non si sa mai. Screening al colon. E se non avete l'acqua, andate da destra. Chiamate a Megozzi. O a destra Oriola. Tutti da card da bike. Ah, e a destra Oriola, dite che ne so, se passa da casa, fate che puli a Monnezza, fate che porta fuori a Monnezza. Se avete problemi tubature, chiamate a Mirko Megozzi. E soprattutto, non litigate su HCS, ma risolvete i problemi. Oh, perché sono 400 lavoratori che non si sa dove andare a finire. Quattro piotte ci avete catturato. Un saluto. Ciao ragazzi. Alla prossima.